Flussi migratori, secondo i dati pubblicati da Frontex, gli ingressi illegali verso l'Europa nel 2024 sono diminuiti di quasi il 40%, un effetto degli accordi dell'Unione con i paesi di ultima partenza, secondo l'Agenzia europea. Ma sentiamo Angela Caponnetto. Quasi il 40% in meno rispetto al 2023, questo è il dato che emerge dall'ultimo rapporto Frontex sui flussi migratori illegali verso l'Europa. Secondo l'Agenzia europea per il controllo delle frontiere, nei primi 8 mesi di quest'anno circa 140.000 persone sono riuscite a superare i confini dell'Unione, con un calo del 39% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una diminuzione più considerevole si registra sulla rotta occidentale dei Balcani, ridotta di quasi l'80%, mentre la rotta del Mediterraneo centrale verso l'Italia segna meno 64%. Di contro, le partenze dall'Africa occidentale verso la Spagna aumentano del 123%, così come è cresciuto di quasi il 200% il flusso sul lato terrestre orientale e quello marittimo orientale dalla Turchia. A crescere anche il passaggio dalla Francia verso il Regno Unito attraverso il Canale della Manica. D'altro canto, crescono in percentuale anche i morti e i dispersi nel tentativo di attraversare il mare. Oltre 1.000 solo sulla rotta del Mediterraneo centrale. La maggior parte dei migranti quest'anno proviene da Siria, Mali, Afghanistan, paesi in situazioni di guerra o con gravi repressioni e conflitti interni. Secondo Frontex, la diminuzione dei flussi illegali è in gran parte dovuta alle misure adottate dalle autorità tunisine, libiche e turche, anche a seguito degli accordi firmati dall'Unione e dai singoli stati membri con questi paesi. Le agenzie e le associazioni umanitarie internazionali avvisano però che questi paesi si macchiano di gravi violazioni dei diritti umani sui migranti.